Andrea Di Marco, al via la seconda parte della stagione, tu è la seconda che vivi qui a Chiusi. Quali sono gli obiettivi di quest'anno e gli obiettivi, si può dire che gli obiettivi corrispondono ai sogni? Ma sicuramente, lo scorso anno ci siamo regalati un sogno, è stato il motto di quello che poi siamo andati a festeggiare. Quest'anno gli obiettivi praticamente sono quelli identici allo scorso anno. Sono identici allo scorso anno, ci aspetta una seconda tranche di campionato molto più complicata di quello che si prevedeva. Naturalmente qualsiasi passo falso sarà pagato perché comunque, come abbiamo visto anche nel girone d'andata, la cosa è molto equilibrata. Non ci sono squadre materasso e questo fa sì che ogni volta che si scende sul parquet si deve scendere concentrato. Marco Lotito, invece per te è la prima volta che fai una seconda parte di stagione qui a Chiusi, però ne hai fatte tante, no? Di alto livello. Quali sono le... Cosa servirà secondo te per non sciupare, tutta la stagione? Costanza, dobbiamo avere sempre costanza, continuare a lavorare in palestra in maniera forte come abbiamo fatto fino ad oggi e crederci sempre e non mollare mai. Questi sono un po' gli ingredienti che ci porteranno sicuramente a toglierci delle belle soddisfazioni. Stessa domanda per te, Andrea. Io sono d'accordissimo con Marco, l'impegno, la costanza e la concentrazione, ogni gara, ogni allenamento sicuramente porterà i suoi frutti e pagherà per arrivare al risultato. E questa costanza, Marco, dovrà ripartire da sabato prossimo contro Sant'Antioco, una squadra che all'andata ha messo in difficoltà l'Emma Villas. C'è da attendersi un'altra battaglia oppure sarà diverso? Ogni partita è sempre una battaglia, poi sta a noi renderla più semplice o più difficile. Sabato ci aspetta un'altra partita molto impegnativa perché la squadra di Sant'Antioco gioca bene, ha anche delle ottime individualità come Pasciuta, che comunque è un centrale di spessore. Noi dovremo continuare a fare il nostro, giochiamo in casa e quindi dobbiamo imporre il nostro gioco. Andrea, com'è cambiata la squadra da quel primo incontro contro i Sardi ad oggi? Ah, è cresciuta su tanti fondamentali, tanti altri ancora ci stiamo lavorando, è un campionato che non ti permette di abbassare la guardia, quindi magari in altre situazioni avremmo potuto dedicare un pochettino più tempo a qualche fondamentale in più, invece dobbiamo essere sempre rimanere concentrati, quindi la crescita, diciamo, è stata forse un pochettino più lenta di quello che uno si poteva aspettare dall'inizio, però comunque c'è stata. Grazie sicuramente a tutti perché comunque il gruppo è unito e lavora insieme su qualsiasi fondamentale in palestra. Marco, una promessa per questa seconda parte di stagione, una promessa che fai un po' a tutti, in primis ai tifosi, ecco. La promessa è sempre la stessa, quella di lavorare sodo per cercare di raggiungere tutte le domeniche o tutti i sabato il risultato migliore, quindi la vittoria. Questa è la promessa che ho fatto all'inizio e che continuo a fare. Ma più che promessa è un impegno, cioè, prometto di impegnarmi, ma più che altro posso dire, secondo me, anche parlare a nome di tutti i ragazzi e di tutti gli altri ragazzi, che si promette che ci impegneremo fino a dare il 110% di quello che possiamo dare ogni volta in campo per raggiungere gli obiettivi che comunque la società, che comunque il pubblico non che abbia prefissato, ma che si meritano alla fine, perché comunque ci mettono tutto il valore che è dietro le quinte.